zombie apocalypse. Eccoci qua ragazzi per un nuovo scherzo di questa settimana, il 43esimo, e questa volta volevo provare a contattare un apicoltore e dirgli che ho bisogno di che cambio casa, che gli regalo delle arnie e che però le mie api hanno dei nomi un po' particolari, quindi seguite lo scherzo e vediamo se funziona e come reagiscano le persone. Detto questo, continuate a seguirmi, continuate a iscrivervi, a mettere mi piace al video e a commentare. Se non sbaglio siamo a 174 iscritti, con questo vi ringrazio, speriamo di arrivare presto ai 180 iscritti. Quindi dai, confido su di voi, meglio se arriviamo poi a 200 velocemente, ma comunque vanno bene anche 180 per il momento. Facciamo questo scherzo e vediamo un po' come va. Pronto? Sì, è apicoltura. Sì? Sì, buonasera. Senta, io avrei bisogno di più che altro, diciamo, chiedergli un piacere. Nel senso che io in pratica vivevo in campagna e ora sono costretto a trasferirmi un po' in città e quindi avrei delle arnie da dare, insomma. Se lei potrebbe essere interessato le regalo, tanto non posso più continuare a fare questo passatempo, insomma. Sono due arnie piccoline, non c'ho nessun problema, ecco. Tanto il mio numero ce l'ha, se non le prendo io qualcuno lo posso trovare perché sono curato da tanti apicoltori. Mi mandi un po' di informazioni, se le ha trattate per la varroa, che trattamenti, come quanti te l'hai sono, che decina di che hanno. Le manderò tutto o su WhatsApp, se c'è un WhatsApp la posso contattare lì, non ci sono problemi. L'unica cosa è che, non so, queste api sono un pochino particolari, nel senso, gli ho dato un po' di nomi, ecco, in ambito un po' affettivo, quindi non so, non so come funziona, se riconoscono un po' tutti, però ecco, mi riconoscono un pochino e insomma sono un pochino affezionate. Ce n'è una in particolare che va veloce e l'ho chiamata la Peugeot. Perché poi visto c'è un'altra che gli piace un po' l'alcol, quindi l'ho chiamata l'aperitivo. Sì, la cosa che le chiederanno chiunque le prende sono quelle che le ho chiesto io. Oh. Salute, quindi se hanno avuto malattie tipo calcificata, peste, queste cose qui, e i trattamenti della varroa, che sono stati fatti, quando e come, che tipo di trattamenti, sono quelle le cose importanti. Oh. No, la gente non se le prende in carico adesso, soprattutto adesso che prima dell'inverno. Ok, perfetto, ti ringrazio mille. Di niente. Grazie, ciao. Arrivederci. Mi rispondeva, ma non so se l'avevo capito che erano... Proviamo quest'altro, da. Pronto? Agricoltura? Sì, buongiorno. Allora, io volevo più che altro un consiglio, nel senso che io ho un'arnia e la volevo, siccome vivevo in campagna, ora mi tocca trasferirmi un po' in città e non posso più tenere quest'arnia. Quindi volevo sapere se gliela potevo dare tranquillamente, senza problemi. Regalandogliela, tanto io non posso più fare questo. Ho capito. Ma sì, ti dico, non c'è problemi, insomma, per quello. Sì, bello. Senti, l'unica cosa che visto, mi ero un po' affezionata a questi api e penso un po' anche loro perché mi riconoscano quando vado lì. E niente, gli avevo dato anche dei nomi, quindi non so se può continuarli a chiamarle con nomi che gli ho dato, tanto sono pochine queste api, insomma, un'arnia, non... Sì, sì, sì. E in pratica, dimmi. No, dicevo, ma ce n'hai una cassetta o più di una? È una cassetta. Ho capito.
Sì, ero proprio così nel mio piccolo piccolo, ecco, proprio per così passatempo, niente di serio. E niente, ce n'ho una che va velocissima e quindi l'avrei chiamata la Peugeot. Un'altra invece che gli piace l'alcol e l'avevo chiamato l'aperitivo. E tu non mi stai guidando per il culo, vero? No. Cioè, gli hanno davvero nomi alle ali. Sì, perché cioè, mi era affezionato, poi questi, cioè, non so, poi se vuoi ti mando anche le foto, tanto le riconosco, così poi magari in un caso le riconosce anche te, insomma, se può continuare a chiamarle, perché... No, è che una visa ad un'ape è mediamente corta, finché alla fine. Vabbè, non so come ti abbia fatto a mantenere questi uomini di tempo, insomma, io. No, diciamo che avevo appena iniziato, quindi insomma non è che è pochissimo tempo, insomma ho fatto proprio questa primavera. Poi per una questione lavorativa mi devo trasferire, allora non, cioè, anche se mi piaceva, non... Sì. Come mai? Va bene. E poi ce n'è una che è quella che ci sono affezionato un po' di più, che è dolce, mi viene sempre vicino. E sulle mani, sulla tuta, l'ho chiamata la Perugina. Va bene, sì, ma te non ti preoccupare di nuovo, di quello non c'è nessun problema. Se quando ho bisogno di liberartene, come lo dici, in qualche maniera si fa, dai. Ok, perfetto. Allora ci risentiamo. C'hai WhatsApp? Sì. Ok, allora ci sentiamo in contatto lì, ok? Vai, ora io qui mi appassi il tuo numero, sicché io non ho contatti tu a No, farmi sapere. ce l'ho io. Vai, bene, ciao, Vai, ciao. tanto è questo qui che ho chiamato, vero? Sì. Ok, perfetto, vai, Vai. grazie mille, ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. No, più che altro, sì, cioè non ho capito, l'avevano capito che era uno scherzo oppure, cioè lui un pochino penso di sì, l'avesse capito che era una presa per il culo. Però dai, gliel'ho messa così e mi dispiace che non riceverà mai un messaggio su WhatsApp sulla mia cassettina di api, ma vabbè dai, non scherzo tanto, forse penso l'avesse capito e comunque niente. Spero che questo piccolo scherzo e video vi sia piaciuto e niente, ci vediamo al prossimo scherzo e ciao a tutti.